La polizia compie 169 anni. Ritorno al passato, in questo caso, a quell'11 luglio 1852, quando per la prima volta, in un'Italia ancora non unita, nasceva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, la moderna Polizia di Stato. Il 10 aprile del 1981, poi, con la legge 121, la polizia si ridisegnava come un corpo più moderno e a forte identità civile. 169 anni di impegno, dedizione e pubblico servizio. Purtroppo quest'anno l'emergenza legata alla pandemia ha imposto la massima sobrietà nelle celebrazioni. Stamattina il ministro dell'Interno Lamorgese ha deposto una corona d'alloro al sacrario dei caduti all'interno della Scuola Superiore di Polizia a Roma e ha apposto la medaglia d'oro al merito civile conferita dal Presidente della Repubblica alla bandiera della Polizia di Stato. Ieri l'incontro fra il capo della Polizia, Lamberto Giannini, e Mattarella, che ha espresso gratitudine e riconoscenza per quanto fatto quest'anno. Questi sentimenti sono ulteriormente intensificati in questo periodo di emergenza sanitaria. La Polizia di Stato si è prodigata con impegno e abnegazione, pagando un prezzo alto. 14 vittime sono tante e 10.000 contagiati sono un prezzo particolarmente pesante. Quasi 6 milioni le persone controllate nel 2020, un italiano su 10, 14.000 gli arresti, 5 milioni le chiamate al 113, 9 al minuto. Oggi più che mai siamo chiamati a stringerci intorno ai nostri concittadini. Ogni forma di intervento a tutela della sicurezza pubblica, ogni servizio espletato, ogni forma di ascolto del disagio di una persona in difficoltà sarà per noi il modo migliore di onorare la festa della Polizia.